Il Presidente ci ha detto che oggi stesso telefonerà al Presidente del Consiglio, almeno queste sono le intenzioni, e una lettera al Governo per mettere in luce quello che abbiamo appena detto, cioè tutti quelli che non possono pagare la TARES o le tasse o i tributi comunali, cosa si fa? Cosa faranno i sindaci? Se vogliamo ora sostituire l'IMU con la TASI e risolvere così i problemi e lasciare i sindaci a fare gli sceriffi o a fare gli esattori, io credo che non sia quella la soluzione. Vogliamo dire ai sindaci, se volete per favore, che sono i primi punti di riferimento che hanno i cittadini capillarmente nel territorio nazionale, a tutti questi sindaci vogliamo chiedere cosa vogliono fare. I sindaci devono prendere le tessere di partito e strapparle. Perché che senso ha? Vorreste in piazza con voi anche? Come? Li vorreste in piazza con voi anche sì. Li vorremmo in piazza con noi, con le fasce, ma li vorremmo in piazza senza guardare più al partito che ai cittadini. I comuni già oggi noi pratichiamo tutta una serie di provvedimenti e di misure che tendono ad attenuare le conseguenze sulle imprese della crisi. Mi auguro naturalmente che provvedimenti di questa natura possano essere assunti anche da altri livelli istituzionali. Ovviamente abbiamo interesse a sollecitare che si abbia capacità di raccogliere il disagio e di prendere misure che possano in qualche modo attutirlo. Possiamo dire che questo incontro segna un cambio di strategia dalle piazze agli uffici? No, non è un cambio di strategia, è una strategia che vuole fare tutti i passaggi per dimostrare all'opinione pubblica, agli italiani, che vogliamo farlo in modo pulito. Se non arrivano risposte, guarda che non è un cambio di strategia, perché alla fine c'è che andremo forse ancora, confermeremo la richiesta di un incontro col Papa per dire al Papa e consegnargli il documento che abbiamo mandato al governo. Se nessuno ascolta, che cosa succede? Non sappiamo, però non vorremmo essere messi in condizione di ripartire con quello che c'è stato. Tenete presente che gli errori fanno esperienza e noi l'esperienza l'abbiamo fatta. C'è chi parte avanti, ci sono i fatti di Torino, ci siamo scusati con il sindaco Torino per quello che è successo, devo dire che andremo probabilmente a Torino a chiedere scusa alla città di Torino, ma di sicuro il malessere sociale resta. Questo popolo di cui parla, poi tutte le volte che avete provato a scendere in piazza pensa, non c'è stato. Se quindi lei pensa che i numeri che sono stati in piazza sono stati pochi, o se quello che è successo è stato poco, o se il seguito che abbiamo è poco, io le rispondo dicendo questo. L'ultima manifestazione, quella del 9, è stato un flop, insomma. Quella la lasci fare a chi ha voluto andare da solo, quella non è una spaccatura, è un signore col quale, se volete, chiedetegli pure, siamo pronti ad un confronto, perché le spaccature avvengono quando si separa un gruppo, quando dal gruppo di 15 persone va via uno non è una spaccatura, è solo un protagonismo personale di qualcuno. Scissione dell'atomo, però se due gruppi già piccoli, cioè se un gruppo già piccolo si divide in due. Lei pensa che è già piccolo? Ho visto i sondaggi che ha fatto il suo giornale, l'86% degli italiani era d'accordo con lo sciopero dei forconi, sbaglio, lo ha fatto il suo giornale, non noi. Però poi se è così non credo che sia piccolo. La partecipazione noi chiediamo, abbiamo dietro una platea di persone che non ha una lira. Se lei pensa che dobbiamo invitarli a venire a Roma di tasca propria, io credo che sia molto difficile spostarli a Roma, non abbiamo una lira, quindi non siamo sindacati, non siamo partiti, siamo persone che vorrebbero lavorare e ripartire con le nostre aziende. Non avendo una lira. Però non si aspettava che ci fosse una pulsione autonoma che invece non c'è stata. Guardi, abbiamo messo in luce un problema che si chiama crisi. Vogliamo solo quello, tutto quello che è polemica, tutto quello che secondo voi sono numeri, se non siamo nessuno perché siamo qua?